E qui si va con un'altra finale, una dietro l'altro, questa è la gara dei 400 ostacoli, promesse uomini. Abbiamo visto in ottava Emanuele Santoro, in settima Luca Flore, in sesta bacia la maglia dell'Atletica Firenze Marathon Edoardo Pasquale, in corsia 5 Riccardo Berrino, CUS Genova. In corsia 4 Francesco Moreno Ividi della Safa Atletica Piemonte, in corsia 3 Davide Capobianco dell'Aden Xprivia dei Optical Molfetta, in corsia 2 Riccardo Ganz Team Treviso, in corsia 1 Luca Ostanello dell'Assi Industria Sport. Eccolo qua Riccardo Ganz Team Treviso. E qui Luca Ostanello. Tutto pronto dunque anche per questa bella finale dei 400 ostacoli promesse. Partita dunque la gara con barriere, prima barriera appena superata, occhi puntati nelle corsie probabilmente verosimilmente centrali tra Francesco Ibidi e Riccardo Berrino, accrediti molto vicini tra di loro, da capire chi riuscirà ad esprimersi al meglio. Intanto vediamo proprio nelle corsie centrali con Francesco Ibidi, Safa Atletica Piemonte davanti a tutti in questo istante, seguito in esterna dalla, anzi attenzione, dovrebbe essere il CUS Genova al momento in testa con Riccardo Berrino. Ed è proprio Riccardo Berrino che va a distendersi molto bene anche sull'ultima barriera, proprio davanti a Francesco Ividi. E quindi è proprio Riccardo Berrino ad aggiudicarsi questo titolo italiano in 50 e 30, con la grande soddisfazione anche proprio dell'atleta che apre le mani e le braccia in segno di vittoria. Va a complimentarsi proprio con Francesco Moreno Ividi per il bel risultato, primo e secondo. Arrivano i complimenti anche da Emanuele Santoro dell'Enterprise Sport e Service. E qui la fase finale, le due canotte rosse in testa, il CUS Genova dietro la Sea Sport, prova in terza posizione Edoardo Pasquale della Firenze Marathon per una medaglia di bronzo, ma qui nulla da fare, la vittoria va